E buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo quarto episodio del Walkroot di Anthem. Nello scorso episodio abbiamo scoperto qualcosa in più riguardo al dominio. Abbiamo conosciuto il personaggio dello scrutatore, che sembra essere un essere mostruosamente potente di cui non conosciamo minimamente l'origine. Nel frattempo ci eravamo lasciati che dovevamo fare tre missioni alternative, diciamo tre missioni secondarie, per poi continuare sulla strada principale. Quelle missioni le ho completate ed essenzialmente quello che posso dirvi è che sono le tre missioni che ci iniziano al sistema delle fazioni. Ovvero ogni missione appartiene a una fazione diversa, quella degli specialisti, quella delle sentinelle e quella degli arcanisti. E essenzialmente queste tre fazioni, da quello che ho capito, sono tre ambiti del gioco che vanno portate avanti. Possiamo scegliere se parallelamente oppure scegliere una rispetto all'altra. Nel frattempo ho anche fatto qualche ritocco al mio Tempesta, infatti come vedete è più rosso, giallo e bianco. E quindi adesso ho ricevuto un messaggio da Owen che aveva una voce distorta, quindi potrebbe non essere lui, è la prima cosa che mi è venuta in mente, e che ci diceva di vederci al bar. Quindi andiamo subitamente al bar a vedere cosa vuole Owen. Che c'è? Sei stato tu a chiamarmi. No, tu. Aspetta. Lo scrutatore vuole tornare nel cuore della furia. Userà il cenotafio come arma. Abbiamo decifrato l'archivio recuperato dall'accampamento dei funzionari. Ora sappiamo perché vuole i manufatti dei creatori. Potrebbe non farcela. Sapevate che lo scrutatore era a Liberalia durante l'attacco? È riuscito a fuggire quando il cenotafio ha raso al suolo la città. Oh, merda! È spietato, motivato e feroce. È un codificatore formidabile e un pilota brillante. Persino i suoi uomini lo temono. La tempesta lo farà a pezzi. Nessuno sopravvive al cuore della furia. Tu sì. Abbiamo inoltre ragione di credere che abbia trovato un modo per incanalare la potenza del cenotafio e non possiamo permetterglielo. Ovviamente. Dovete riuscire ad attraversare il cuore della furia. Arrivate al cenotafio per primi e silenziatelo. Siete specialisti, no? La fai facile tu, stiamo parlando di un cataclisma. È vero, non siamo attrezzati per affrontarlo. Già. Ma alcuni specialisti sono sopravvissuti al cuore della furia. E lo studiano ancora adesso. Ah, sul serio? Scusate, dovrei sapere di cosa state parlando. I miei vecchi compagni, allo che fai. Pare che lo scrutatore li stia cercando. Forse Fay ha scoperto qualcosa. La loro ultima posizione. Oh, posso? Beh, Alok e Fay. Direi che tra di voi non è finita bene. Non saprei, ci siamo allontanati. Dici? Sapevo che Alok non ti ha perdonato per averlo salvato e Fay è... Dove andiamo? Ok. È uno scherzo. Alok e Fay lavorano con la principessa Azim. Il capo dei funzionari. Ma quella è soltanto una contrabbandiera. Nient'altro che una spietata criminale. Ne abbiamo davvero bisogno. Sì, per sopravvivere al cuore della furia e arrivare al cenotafio prima dello scrutatore. Davvero? Io e te siamo una squadra collaudata. Da questo Tassin ci ha scelti. Ci copriamo a vicenda. Bene. Senti, visto che lo scrutatore sia lanciere che codificatore, potrebbe farci comodo un incredibile codificatore che sia in grado anche di pilotare gli strali. Owen, pazienta. Le lezioni da pilota stanno andando bene, ma potrebbero volerci anni. Ok. Ora senti questa. L'accampamento della principessa Sim è una specie di circo. Un circo itinerante gestito da criminali sanguinari, amanti dei regali. Non entrerai a mani vuote. Cosa potrà andare storto? Già, cosa potrà mai andare storto? Ok, quindi dobbiamo andare da questa principessa Azim per incontrare Alok e Fay, che sono due personaggi che abbiamo visto all'inizio, nella prima sequenza. E abbiamo visto già da lì che quello che ci è stato poi detto, ovvero che Alok ce l'ha con noi per averlo salvato dal cuore della furia, mentre Fay è, diciamo, impazzita avendo sentito l'inno e le idee che questo gli ha detto, che però non sappiamo minimamente quali siano. Comunque, andiamo subito al nostro strale e avviamo la spedizione. Aspetta, cosa? Vedi che mi sarei perso la riunione con i tuoi vecchi compagni. Ho strappato un passaggio a un vettore di contrabbandieri. Andrà tutto bene. No? Aspetta, sta arrivando uno di loro. Torno tra un secondo. Ok, quindi iniziamo ad avventurarci con Owen che ci segue a quanto pare. Ok, prendo in prestito l'amplificatore di
realistico. Vedrai. Alcuni metamorfici nella zona hanno rubato delle armi alla principessa Sim. Recuperarle potrebbe essere un buon modo di rompere il ghiaccio. Non si arrenderanno tanto facilmente, però. Mi stupisce che i metamorfici sappiano usare le armi. Sono solo un mucchio di insetti. Una mira niente male. Però nel dubbio noi facciamo fuori tutti questi metamorfici. Ormai ragazzi, per quanto riguarda le combo, sono riuscito a prenderci la mano abbastanza. Devo solamente capire quali abilità vanno selezionate per poter appunto mettere le combo. Perché per esempio prima avevo messo... Prima avevo messo un doppio primer, quindi una doppia abilità che dà il danno. E adesso per esempio ho messo un primer e un'abilità neutra. Ho scelto torrette. Ok, c'è un tipo grosso. La principessa Sim adora organizzare grandi feste e sembra che non Six Arrosto sia il suo piatto preferito. Ma che... E niente, gli tiriamo un po' di super del tempesta e quello va giù easy. Ok, andiamo finalmente in questo covo della principessa, dove a quanto pare troveremo Aluk e Fei. Che tra l'altro, per quale motivo Aluk e Fei, che sono due specialisti, comunque uno specialista e un qualificatore, dovrebbero andare a lavorare per dei contrabbandieri? Non sappiamo cosa sia successo dopo. Ecco, intanto gli è dato, avete visto, l'altra degli specialisti, che è una delle tre fazioni. L'unica cosa di cui non sono sicuro è appunto se possiamo portare tutte e tre le cose avanti. Tutte le fazioni avanti. Vedete ragazzi, questo è un comportamento che un po' mi preoccupa riguardo... ad Owen, il fatto che comunque la prenda tutto così con leggerezza, voglia partecipare alle missioni direttamente ma senza una preparazione adeguata, secondo me durante la storia lo porterà a una brutta fine. Ah, tra l'altro non vi avevo detto che siamo senza Raika e adesso vi spiego anche per quale motivo. Devo vedere degli amici. Lavorano con la principessa Sim. Cosa hai portato? Un omaggio per sua maestà. Può andare. Entra pure. Com'è andato il viaggio? Il viaggio? Oh, è stato fantastico! Sai, io sono uno che adora scroccare passaggi ai contrabbandieri. È stato come viaggiare in prima classe. Incantevole! Ammirate le meraviglie del palazzo. Onorate la principessa Sim, che regni in eterno. Sono a conoscenza del fatto che non è una vera principessa. È solo una contrabbandiera con manie di grandezza. Hai dato un'occhiata al posto? Credi che entrerei lì da solo? Sei pazzo? No, sono rimasto qui ad aspettarti. E poi cerchiamo i tuoi amici. Troviamo Aluk e Fei. Su, andiamo. Ehi, quelli laggiù sono loro. Un piacere fare affari con voi. I nostri affari non sono ancora conclusi. No?
Pensavo avessimo un... accordo. Ah, Luke, chi è questo? Nessuno. Un vecchio amico. Ti prego, invita il tuo vecchio amico a unirsi a noi. Mi spiace, ma dobbiamo andare. No. Prima celebreremo il nostro accordo secondo le tradizioni del mio popolo. Prego, avvicinati, amico di Aluk. Un giglione di scorpide molto acido potrebbe bruciare un po'. Parecchio. Sai, è che ho mangiato tanto a colazione. Rifiutare un pasto è un grave insulto nei confronti di un anfitrione. Sì. Oh, cavolo. Oh, scusate l'ignoranza, principessa. Non sapevo fosse commestibile. Vengo da una terra aspra e inospitale. Le piante scarseggiano. E gli animali ancora di più. Prima che il dominio ci conquistasse, avevamo un detto. Il cibo è vita. La vita è lotta. L'abbiamo capito. L'abbiamo accettato. E ci ha resi più forti. Oh, davvero ottimo, principessa. Quello era solo l'antipasto. Signori. Ecco a voi la sacca di feromoni di una giovane mantigra, macerata per un anno intero in un tino di veleno di chimera fermentato. Una rara prelibatezza che conservavo per un'occasione speciale. Dopo di voi, principessa. Non potrei mai disonorare il mio nome mangiando prima degli ospiti. Io adoro la mantigra. Oh. E l'accordo? Ringrazia il tuo amico, Aluk. Ah, ecco, non hai una bella cera. Devo solo sedermi un attimo. Che cosa vuoi? Credo che con questo intendesse dire grazie. Ho un contratto. Un contratto? Beh, non ci serve la tua carità. Eccellente. Fey, Aluk, lui è Owen. Codificatore e apprendista lanciere. Mi mandano in Corvus. I Corvus? Oh, sei diventato un pezzo grosso ora. Hai un bel coraggio dopo tutto questo tempo. Non fare il drammatico, siediti. Sto in piedi. Torniamo al vettore, lì spiegherò tutto. Stiamo bene per conto nostro, grazie e addio. Un attimo, qualcosa non va. Truppe del dominio, via! Disperdetevi! Proteggeremo il tuo amico. Non preoccuparti, ci vediamo là. Ok, rientriamo subito in azione. Con tutte queste truppe del dominio che rompono le scatole. Ah, quindi è anche colpa nostra se sono arrivate queste truppe del dominio. Ok, intanto abbiamo visto parecchie cose. Che miseria. Dicevo, abbiamo scoperto parecchie cose. Intanto vediamo che Aluk è effettivamente ancora arrabbiato. Non si sa per cosa, perché alla fine gli abbiamo salvato la vita. Quindi, ecco, abbastanza stupido. Mentre Fey non sembra pazza, al contrario di quello che dicono. Però è sicuramente più comprensiva. Sparazzatevi. Non devi
vedete che, come avevo detto, l'amico qua, Owen, alla fine finisce per farsi male tentando di entrare in azione quando non è in grado. Ok, missione finita, trovare degli vecchi amici. Oh, tra l'altro ragazzi, siamo a salita di livello, possiamo sbloccare un altro strale che penso sarà il guardiano per ora, il mio nuovo strale. Che spettacolo! Cioè, abbiamo letteralmente umiliato il dominio, eh? Giusto? E senza modestia penso di essere stato fantastico. Non direi sul serio, è stato un disastro. Non farlo mai più, per favore. Ok, suppongo che andrò all'amplificatore. Da questa parte. Non è cambiato nulla. Potevate almeno passare una mano di vernice. La corrosione dà un tocco vintage. Parliamo del tempo ora o abbiamo raggiunto la quota prescritta di chiacchiere? Non c'è una penale se superiamo la quota. Hai letto qualche libro di recente? Qualche migliaio. È passato parecchio tempo. Sono contento di rivederti. Davvero? Quindi non sei qui perché ti serve qualcosa? Non importa. Ora sei qui. Ricevo ancora comunicazioni radio del dominio, ma stiamo perdendo di vista gli inseguitori. O forse no. Scusate, perché siamo fermi? No! Ai ai ai. Quel dannato affare. Ah, Luke, non hai ancora sistemato quel coso. Funziona ancora. E sta zitto. Funziona! Già, andiamo bene. Dov'è la chiave a tubo? Nella cassetta, come sempre. Non credevo saresti tornato. La vita è piena di sorprese. Spengo il generatore prima che si sovraccarichi. No, ma dai, così mi rovini il divertimento. Allora potremmo darci una mossa. Ci saranno addosso da un momento all'altro. Pinze. Che cosa vuoi? Aiutarti ad aggiustare questo catorcio, di nuovo. È più affidabile di certa gente. Dimmi di più di questo contratto. Che ne dite di parlarne più tardi? Il dominio sarà qui a momenti. Owen, è importante e non sei d'aiuto. Cacciavite? Misura? Sì, più specifico. Il 10, ovviamente. Voglio tornare nel cuore della furia. Davvero? Il dominio vuole il cenotafio e i Corvus vogliono che ci arrivi prima io. Questo spiega perché il dominio ha fatto visita a Zim. Ferry, accendi. Fei e io ci abbiamo lavorato per 2 anni. E tu cosa pretendi? Di arrivare a prenderti il merito? Aluk, il tempo stringe. Abbiamo una pista, ma ci serve un lanciere. Potremmo unire le forze. No! Ce la faccio da solo. Il dominio vi sta alle costole, un aiuto vi farebbe comodo. Troveremo qualcun altro. Beh, allora provaci, amico. No, non c'è più tempo. Voi avete bisogno di me e io di voi. Ne va del contratto. Un lavoro. Solo uno. Ho un vettore da pilotare. Avete una pista? Forse. Un momento. Ed eccolo. Tieni questi, grazie. Hai trovato qualcosa sul cenotafio o il cuore della fuga? Non io, Zim. Gli amici a volte servono. Beh, begli amici. Cosa sai della Legione dell'Aurora e del generale Tarsis? Cosa? Il generale Tarsis? Sì, è entrata nel cuore della furia e ha raggiunto il centro, il cenotafio. Ma come ha fatto? Secondo le mie ricerche ci è riuscita grazie al suo strale. Aveva degli scudi speciali e chissà che altro. Hai trovato la sua armatura, lo strale dell'Aurora originale.
Sì, esatto. Dobbiamo solo andare a prenderlo. Ci state? Beh, personalmente non vedo l'ora. Passami le informazioni che ti ha dato Sua Maestà e diamo inizio alla spedizione. Non serve. Penserò io al supporto alla missione. Ho già fatto le ricerche. Sì. Ovviamente. Ok, quindi abbiamo visto da questa cinematica che... grandissima figata, abbiamo trovato lo strale dell'Aurora originale, lo strale del generale Tarsis, di cui abbiamo anche una scheda che adesso andremo subito a leggere perché mi sembra il momento giusto. Ok, sì, infatti abbiamo un testo riguardante l'Arena Tarsis, generale Tarsis, e un testo riguardante la legione dell'Aurora. Iniziando la legione dell'Aurora, i lancieri che per primi crearono gli strali si ribellarono agli oppressori Urgoth e liberarono l'umanità. Il generale Tarsis capeggiò la rivoluzione alla guida del primo strale mai costruito, ideato da Ardan Vassa. Tra i ranghi della legione figuravano eroi del calibro di Sanadin, Liatrell e Magna Strahl. Le loro tragedie e i loro trionfi vennero narrati da Garred lo Storico nella più celebre opera di Bastion, il libro di Tarsis, anche se il testo fu stampato molto tempo dopo la morte di Garred. Per quanto riguarda invece Erena Tarsis, ovvero il generale che guidò la rivoluzione, Erena Tarsis fu il primo lanciere e comandante della Legione dell'Aurora. Erena Tarsis è l'eroina più famosa e celebrata dall'umanità. Il generale non amava parlare del proprio passato, perciò le informazioni al riguardo scarseggiano. Secondo il libro di Tarsis, era l'unica sopravvissuta di un gruppo di schiavi fuggiti. Tarsis, insieme al marito Garred lo Storico e all'inventore Ardan Vassa, reclutò e addestrò un esercito per rovesciare Urgoth. Alle porte dell'Aurora, Tarsis cadde in battaglia, fermando un ultimo atto di vendetta di Urgoth, l'assalto all'insegnamento umano di Antium. Poco tempo dopo la sua morte, alcuni affermarono di averla vista vicino ad Anshar, facendo nascere la convinzione che un giorno sarebbe tornata e ispirando la costruzione del tempio intitolato al sentiero di Elena. Le azioni di Tarsis sono state politicizzate senza pudore. La via della forza, la via del coraggio, la via della risolutezza, queste azioni dovrebbero essere considerate nell'insieme e non come un esempio che definisce un'intera fazione. In effetti mi sembrava di aver letto qualcosa riguardo una via della gloria che a quanto pare dovrebbe essere una specie di unione di questi tre cammini. Comunque ragazzi, oltre a questo abbiamo visto che Owen sembra quasi geloso dal rapporto che abbiamo con Alok e Faye, soprattutto con Faye che è il codificatore. E sinceramente mi dà un po' fastidio perché è un personaggio un po' infantile. Comunque vi dico solamente alla fine dell'episodio, perché mi sono dimenticato, che in questo episodio non c'era Laika perché stava effettivamente letteralmente pelando le patate. Quindi ragazzi, direi che se vi è piaciuto, se like, commentate, condividete, lo dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la bellissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video. Vi lasciamo la vostra descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, facilissimo sito. E detto questo, ci vediamo al prossimo, ciao!